eccole qui, le cuffie che esteticamente sono veramente ben fatte, mi sono piaciute. Ho aperto al lato contrario, andiamo a vedere l'interno della confezione. In questo cartonato ci sono arrivate nella colorazione verde, ce l'ha inviata in testa la casa costruttrice, però si possono prendere in altre colorazioni in questa parte di inserti. All'interno troviamo le cuffie, una sacchettina in neoprene, insomma, più che altro per riparare le cuffie dai graffi, non dalle cadute. Abbiamo il cavo pin jack placcato in oro, abbastanza lungo, di tipo piatto anti-aggrovigliamento, e un cavo gommato, anch'esso abbastanza lungo, USB, micro USB per ricaricare la batteria. Qui ci sono altri prodotti della casa costruttrice, un manuale di istruzioni che purtroppo è sarebbe anche ben scritto per il primo utilizzo, però come sempre solo in lingua inglese, qui troviamo l'unica lingua inglese. Andiamo a togliere la scatola, abbiamo fatto un po' di spazio, andiamo a vedere adesso le cuffie nella qualità dei materiali e nelle funzioni. Veramente ben fatte, ben costruite, questa plastica leggermente gommata ridona veramente un feed piacevole e anche un ottimo grip, completamente tutta in tema anche sulla parte dei padiglioni auricolari. Devo dire che questo design non mi dispiace, molto minimali e abbastanza resistenti, anche perché sono ripiegabili, però nella parte dove vanno più sollecitate, proprio nella parte ripiegabile, quando è indossato oppure quando le richiudiamo completamente, sono completamente in metallo. La parte di posizionamento delle cuffie è ben raffigurata, qui c'è la lettera che ci indica il senso giusto di utilizzarle. Parliamo adesso di lato comfort, sono veramente molto leggere, non le leggere che abbiamo recensito, però devo dire che il comfort è elevato, anche se sulla parte superiore, guardate, non c'è praticamente, forse si limita veramente a uno strato appena imbottito sulla parte dell'archetto, però quando andiamo ad indossare, nonostante non siano particolarmente imbottite, sulla parte superiore veramente non... anche dopo diverse ore di utilizzo non ho avuto particolari fastidi. Anche la parte dei padiglioni auricolari non è eccellente a livello di imbottitura, ce n'è quando basta l'imbottitura, però è molto morbida. Mi piace perché lascia molto scoperte alla parte dei driver interni, quindi si limita solo a coprire la parte, diciamo, più esterna dell'orecchio. Per capirci, l'insonorizzazione non è altissima, questo va detto, però veramente sul lato del comfort noi diamo un 8 più, adesso mi metto a dare anche voti, però diamo un 8 più perché anche nell'utilizzo prolungato, chiaramente con queste giornate calde si va spesso a scaldare la parte delle orecchie, però proprio a livello di come stanno strette, di come calzano, non ci hanno dato particolari fastidi. Parliamo di una soluzione che mi è piaciuta particolarmente, che differenzia da tutte le altre cuffie che ho incontrato un meccanismo del genere, quello di allargare le cuffie. Guardate, scorrono i padiglioni auricolari, veramente intelligente e anche simpatica esteticamente questa soluzione. Invece, parlando di lato hardware, abbiamo i tasti che forse peccano nell'unica parte che sono leggermente piccolini, quindi difficili da raggiungere, però la soluzione veramente interessante di queste cuffie è che ogni tasto ha una funzione precisa, quindi il primo pairing oppure altre opzioni che andiamo a fare durante l'utilizzo. Infatti qui c'è il tasto switch, c'è il supporto vocale a tutte le nostre operazioni che ci permette di accendere, lo vediamo tramite il LED di stato qui intorno alla parte che c'è una cornetta telefonica, ci arriviamo subito anche sulla parte telefonica perché sono rivelate più interessanti di altre cuffie. C'è il tasto pair, quindi dedicato, non dobbiamo andare lì a tenere premuto il tasto, quindi aspettare che vada in fase di pairing, ma c'è un tasto dedicato veramente per l'utilizzo. I tasti dedicati sono di una semplicità assoluta, anche per chi la prima volta si avvicina a delle cuffie Bluetooth. E qui la micro USB per ricaricare la batteria. La batteria, mi raccomando, su queste cuffie, io lo dico sempre, va collegata al nostro PC tramite la USB, sarebbe la soluzione migliore, e poi ricaricate, veramente date lunga vita alla batteria.
Se dovete farlo da un caricabatteria o ne acquistate uno su Amazon, magari ve lo metto in descrizione, da 500 massimo 700 mAh, perché poi utilizzando caricabatterie più potenti è vero che si ricaricano subito, funzionano comunque, però a lungo andare la batteria, visto che poi qui la batteria è integrata, le cuffie dopo qualche tempo dovete solo cestinarle. Per quanto riguarda invece ancora il lato funzionale, qui abbiamo i tasti di risposta e proprio sul lato delle chiamate telefoniche ci hanno stupito, ci ha stupito la qualità del microfono, perché all'interno delle cuffie si sentono bene, ovviamente abbiamo sempre percepito tutta la telefonata, ma anche al di là quell'interlocutore ci ha sentito leggermente più alto. Ora ormai lui è omologato sotto la parte dei test, riesce a capire la differenza tra una cuffia e un'altra, insomma mi dà una mezza idea. Devo dire che su queste cuffie ci ha sentito in maniera buona e leggermente più alta proprio nel volume di altre cuffie che non eccellono. Le cuffie di solito non hanno una grande qualità proprio nelle chiamate telefoniche, invece queste cuffie si sono rivelate leggermente sopra la media. Non aspettatevi la qualità di un auricolare Bluetooth, però veramente possiamo dire che si sono comportate meglio di altre cuffie. Qui abbiamo i tasti per andare avanti e indietro, oppure per alzare e abbassare il volume. Ma adesso però ce l'andiamo a sentire con... Ah, dimenticavo, qui c'è anche il tasto dedicato mute. Il mute, se noi andiamo a spegnere, rimane comunque accesa la parte del LED per farci capire che sì, l'abbiamo spente, però l'abbiamo in modalità mute. Perché? Perché funzionano senza il Bluetooth tramite via filo, si possono collegare con il cavo pin jack in dotazione, la qualità più o meno è la stessa, anche perché il Bluetooth di tipo 4.0 integrato ha un buon streaming audio, una particolare portata, non eccelsa, però dobbiamo dire che si è spinto oltre 6-7 metri e quindi ci ricorda che abbiamo inserito la parte mute, perché magari inseriamo il filo, le cuffie non si sentono, sono rotte. No, qui possiamo andare a togliere la parte sonora. Adesso però la andiamo a sentire. Vado a collegarle col mio dispositivo. Vediamo, togliamo tutte le notifiche. Io vi ringrazio nel frattempo perché veramente ogni giorno cerchiamo di rispondervi e ci fa piacere quando riusciamo ad aiutarvi, però le notifiche cominciano ad essere veramente diverse. Rifacciamo tutta la procedura. Andiamo a cliccare il tasto Pair. Se non l'accendiamo non funzioneranno mai. Sentite il... Qui, quando schiacciamo il tasto Pair, vedete lampeggiare blu e rosso, le possiamo andare a cercare sul nostro dispositivo e collegare. La connessione, vedrete tra poco, è molto molto veloce. Sono già collegate, poi ce lo dice anche in modalità vocale che sono state collegate. Partiamo con il primo brano. Più che altro vi farò vedere, sulle cuffie veramente diventa difficile capire la qualità, dovete fidarvi di quello che vi dice DJ Mister, quindi, perché è difficile farvi percepire proprio la qualità. Le cuffie devono stare belle, aderenti alle orecchie, chiaramente poggiarle, non lo facciamo, però poggiarle a un microfono di una videocamera non è l'esperienza migliore per farvi capire. Allora andiamo ad alzare il volume, che si va in prima funzione, e alziamo sulla, posso rifarvele sentire a distanza, se teniamo premuto cambiamo il brano musicale. Faccio vedere anche la parte del ecco qui che arrivano ancora notifiche mentre sto facendo la video review. Purtroppo cerchiamo di chiuderla leggermente.
Allora, possiamo stoppare così giungiamo alle conclusioni. Il volume non è altissimo, se vedete anche i confronti fatti con il misuratore di decibel alle stesse condizioni con altre cuffie, proprio su questa base musicale hanno dato un maggior volume, maggiori valori. Però devo dire che la qualità è molto buona, i bassi non sono particolarmente pompati, cioè le frequenze sono particolarmente equilibrate tutte e percettibili. Se devo essere pignolo, ma parliamo di un paio di cuffie che in questo momento sono a circa 50 euro, devo dire che insomma il rapporto qualità prezzo è poi quello che noi giudichiamo veramente tanto. La parte musicale non ci è dispiaciuta perché proprio l'equalizzazione, bassi, alti, medi, sono tutti ben equilibrati, non eccellono in particolare, se dovessi dire, proprio una frequenza migliore delle altre, e proprio questo fa sì che ogni ascolto, ogni genere musicale ascoltato da queste cuffie è gradevole, soprattutto perché è vero che non c'è una grande insonorizzazione, quindi se siamo in luoghi affollati possono sentire quello che stiamo ascoltando, quindi anche le nostre chiamate, e viceversa possiamo anche sentire i rumori esterni. Però se devo parlare della qualità musicale seduto su un divano con una certa tranquillità, che io sinceramente sono alla ricerca continua tutti i giorni, non riesco a trovare, però se l'utilizzo finale è quello di comunque andare ad ascoltare queste cuffie in una certa tranquillità, beh, vi daranno buone soddisfazioni, soprattutto per la qualità musicale, che le ritengo un po' generiche, che si vanno a piazzare e ad esprimere bene su tutti i generi musicali, quindi senza strizzare rock con presenza di particolari bassi o viceversa. Un paio di cuffie che sinceramente mi è piaciuto a livello estetico, molto minimali a livello di comfort e anche sotto l'aspetto della qualità musicale. Queste sono delle cuffie che se acquistate non rimarrete delusi, sicuramente non troverete le pecche. Chiaramente se ci mettiamo a fare gli audiofili, allora prendiamoci le Bose da 600 euro e chiudiamo la storia. Quello che voglio dire è che a 50 euro veramente, se le prendete, aspettatevi poi quello che pagate, e queste cuffie rispecchiano il prezzo pagato, forse leggermente di più, anche per quanto riguarda la qualità musicale, scusate, la qualità delle chiamate via microfono integrato, che hanno dimostrato una qualità leggermente superiore. Io con questo spero di esservi stato utile, vi chiedo scusa ma le notifiche continuano ad arrivare durante la videoprova. Purtroppo, per fortuna, comunque so che siete pazienti, io vi do appuntamento.